Domani è il 10º anniversario della sua morte. È la morte non solo della persona Fulvio Sodano, ma di uno rappresentante dello Stato che tifava, credendoci fino in fondo, per la maglietta dello Stato. Mentre altri rappresentanti istituzionali e politici, per cominciare dall'ex senatore D'Alì e compagni, invece tifavano forse per una maglietta un po' più sbadita, non sicuramente quella, diciamo, del tricolore italiano. Dunque è un riferimento un po' per tutti quelli che hanno giurato intanto sul tricolore fedeltà alla nostra Costituzione e anche alle nostre comunità. Ma è un riferimento anche perché, non essendo un trapanese, io spesso lo accosto a Mauro Rostagno, ha dimostrato di essere più trapanese di molti altri trapanesi al tempo, perché per davvero tifava anche per i colori della maglia granata della città di Trapani, cioè del futuro, della libertà delle imprese, dei diritti, delle opportunità, delle tutele dei lavoratori, del disegno di un futuro diciamo per i giovani, e contrastava e ha contrastato anche condizioni di mala politica. C'era il guru di alcune imprese al tempo, di certa politica, facendo da sponda anche al sistema mafioso. Oggi Trapani riconsegna un altro pezzo del suo grazie, credo, a Fulvio Sodano, seppur sempre abbondantemente in ritardo. Però fa piacere che la presenza di giovani, di studenti, io mi auguro che la lezione di oggi, anche con la testimonianza della signora Sodano, ma anche degli altri interventi nel corso dei convegni di questa giornata, servono a irrobustire e far diventare, anche consolidare, una schiena dritta alle nuove generazioni, perché si possa essere orgogliosi di sentirsi e di chiamarsi trapanesi.